rosso di sera, bel tempo si spera. C'era un cielo rosso che dava sensazioni positive, ma in realtà qui piove a più non posso e si aprono così le finalissime del Tennis League e del Calcio a 8 con questo tempo veramente beffardo, ma c'è in campo soprattutto una sfida che promette battaglia e il tempo forse in questo senso può alimentare lo stimolo di guerra in campo tra i Gunners e la Stella. La finale annunciata del Middle, perché è la sesta contro la settima. Hanno battagliato a lungo per prendersi il posto playoff insieme ai Milf, che poi è stato il terzo incomodo e gliel'ha tolto. Ma ora queste due squadre hanno la possibilità, sì, di prendersi la coppa, di alzare la coppa al cielo. E poco importa se il cielo oggi è un po' beffardo. Dal San Valentino Sporting Club, un saluto a Marco Lompietti e Lorenzo Marzioni. Questa è Gunners contro la Stella. Allora, sono due ottime squadre. Diciamo che i Gunners sono un po' più schiavi del talento offensivo. Stasera rientra Ristanti, molto importante il suo recupero, e c'è Fanizza che guiderà le offensive dei gialloblu, mentre per la Stella un grande gioco di squadra, tanto sacrificio, vediamo chi avrà la meglio. Mi aspetto una partita molto combattuta fino all'ultimo. Tutto pronto dunque per dare il via a queste finali del Tennis League per il calcio a 8. La Middle si gioca qui con l'istante che tocca per Fanizza, serve Gentili, subito primo pallone un po' lento, ecco qui, già la prima insidia del campo. Sì, perché sarà un fattore il campo, sarà un fattore anche il tempo, perché la pioggia è tanta, si stanno formando delle leggere pozzanghere all'interno del campo. Occhio che buca, si gira! Lo chiamano Ciccio, ma di abbondante, ha soltanto il numero di gol che fa, Kevin Ekwu porta in vantaggio la Stella. Inizio lampo della Stella che parte fortissimo, Ekwu prende bene posizione dentro l'area, la stoppa con il petto, poi si gira e trappiggia un incolpevole Lisi, super gol di Ekwu. È partita forte la Stella, Gunners in basso in questo momento, ricordiamo che il pareggio, eventualmente, eventuale pareggio, premierebbe i Gunners, ma la Stella sapeva di dover vincere, partita con l'acceleratore puntato, ecco Massielli che controlla, va a servire Pellegrini, grande protagonista ieri, me lo chiude scoppetta, poi Fanizza, prova a danzare sul pallone, numero di Fanizza, che va, calcio Fanizza, la risposta dei gialloblu. Reagiscono subito i Gunners, che sono schiavi del talento infinito di Fanizza, che danza sulla palla, salta due avversari e conclude con il destro. Diciamo che oggi si posiziona in modo leggermente diverso la Stella rispetto alla semifinale, che fa partire dall'inizio contemporaneamente Tonucci e Massinelli in mezzo al campo, con due riferimenti offensivi che sono Pellegrini e Ekwu là davanti. Cambia leggermente lo scacchiere tattico della Stella, che è partita veramente alla grande, sembrerebbe una mossa vincente. Ardelan poi l'allunga verso Ekwu, controllo col tacco di Kevin Ekwu, prova a passare Ekwu, ci riesce, ancora il numero 9, Ekwu insiste, fa tutto da solo, Ekwu la tocca morbida! Ma la palla viene chiusa poi da Cardini. Che inizio del bomber della Stella, che si sta caricando i suoi sulle spalle nella partita più importante. Veramente difficile, perché questa Stella ha iniziato alla grande, ben posizionata in campo. Gunners, lancio di lungo, interviene di testa ancora Raggi. Numero di Antonucci che mette questo scucchiaio, questo pallone per Ekwu, che si coordina e calcia, lì ti risponde con i pugni. Ancora Ekwu, grande protagonista in questo inizio del match, calcola bene il rimbalzo, esplode il destro, lì ti risponde presente, non era facile. Può stare, ci può stare Gentili che si coordina, calcia Gentili! Un destro che merita forse maggior fortuna, tentativo diciamo audace di Gentili. Grande soluzione balistica del presidente dei Gunners, che vede il portiere anche leggermente fuori. Riesce a allargare verso Gentili. Gentili torna sui suoi passi, la mette al centro, il pallone passa, l'istante non al piano, ma c'è Fanizza, occhio al destro di Fanizza, Fanizza lo prova, c'è la deviazione in calcio d'angolo. Pericolosissimi i Gunners in questa occasione, Fanizza controlla bene, poi ci pensa forse un po' troppo. Sia i Gunners, sia la Stella sono squadre che potevano meritare i playoff. Assolutamente sì, sono due grandissime squadre, infatti hanno lottato fino alla fine per lottare ai playoff scudetto, se lo sarebbero meritato, devo dire, perché hanno peccato un po' di continuità, sì, soprattutto hanno... la Stella la parte finale che ha proprio hanno mollato, sbagliato momenti topici della stagione, è pericolosa, però si è messa nello specchio della porta. Gentili calcia male, però la palla rimane ancora in campo, scoppetta però sbaglia, Ardelan va velocissimo, occhio al giocatore rumeno, ma è ancora più veloce di lui Fanizza, Ardelan insiste, mette in mezzo, la palla passa, ha segnato Sergio Ardelan, il gol del 2-0 della Stella, una ripartenza mostruosa di Ardelan. Grandissimo cost to cost del terzino destro della Stella, che si fa tutto il campo in pochissimo tempo, c'è il grande recupero di Fanizza che però non può nulla, mette questo pallone forte in mezzo, non lo tocca nessuno. Entra in rete, 2-0 della Stella, che inizio! Stella sta facendo una partita, vedete come Cardini chiama il timeout,
Perché questi Gunners sono in netta difficoltà. Grandissimo inizio della stella, padrona del campo fino a questo momento, con delle ripartenze lampo, in difficoltà i Gunners che devono trovare delle contromosse. Qua Federico Cardini lancia a lungo linea. Fallo segnalato, fallo di Gentili, è stato bravo in qui. In questo caso si vede l'importanza della perna arbitrale. Il guardarini segna subito il fallo all'arbitro che lo fischia immediatamente. Devo dirti fin qui partita molto corretta, Molto corretta e molto bella. Ecco, parte di Santi, numero di Santi. Di Santi fa tutto da solo, incrocia la conclusione! Manuel Di Santi! Amore mio, ti amo! Il gol dedicato alla fidanzata! Il gol che riapre la partita perché porta i Gunners sul 2-1. Super gol di Ristanti che evita due avversari, poi di fronte al portiere è freddissimo a spiazzarlo. Grandissimo gol di Ristanti. Conclusione incrociata velenosa, poi la dedica alla camera sta diventando un'abitudine dopo Pianello di ieri sera. Va di moda. Anche se Pianello ci ha concesso un urlaccio, Ristanti invece è andato con una dedica sentimentale. Detto, era un grande recupero quello di Ristanti e poi non dimentichiamo che sta dando dell'ottimo riposo a Carrino che nella ripresa secondo me sarà un fattore. Panizza fino a questo momento fuori dal match, è troppo importante per i suoi, deve riuscire a entrare in questa partita perché è fondamentale. Fa laterale per la formazione giallo-blu, Ristanti deve prendersi il pallone, Ristanti incrocia la conclusione! Sfiora il gol e si dispera. Che giocata di Manuel Ristanti. Altro bellissimo movimento di Ristanti proprio sul fine del primo tempo. Una giocata pazzesca. Finisce qui il primo tempo, finisce sul punteggio di 2-1 in favore della Stella, in virtù dei gol di Egbuer, Delan e di Ristanti. Partita bellissima, Dino. Primo tempo stupendo. Questa finale del middle sta regalando tantissime emozioni. Parte forte la Stella, i Gunners reagiscono, ci aspetta una ripresa fantastica. Si riparte. È entrato Carrino, Lorenzo Carrino prende il posto di Ristanti, no? No, è entrato Lorenzo Carrino e è rimasto anche Manuel Ristanti che abbassa leggermente il suo raggio d'azione. Sono posizionati, Dino, mi sembra che Ristanti giochi tra le linee. Sì, bravissimo. Ok, c'è Ricci che carica il destro! Palo clamoroso del Cobra Ricci! Che squillo di Ricci che dalla distanza fa partire questo bolide! Era stato battuto il portiere dei Gunners, solo il palo lo salva, super giocata del Cobra! No, dicevo, comunque mentre ne parlavamo di Tati qui stanno per segnare. Intanto andiamo ancora a Igbu, allora la sponda per Larini. Ha sfiorato il palo a destra di Lirti. Una grande giocata di Mussini e Larini. La Stella ha avuto un grandissimo inizio come il primo tempo. Grande pressione, qui anche il talento marocchino sfiora un Eurogol. Attenzione, intervento di Ceccobelli che serve Igbu. Igbu la accomoda per Larini. Un gol fenomenale di Mussini Larini, una gemma, un destro che si insacca sotto l'incrocio dei pali dove Liti proprio nulla può. Grandissimo gol del talento marocchino, ottima la sponda di Ekvu e lui di prima intenzione la mette sotto l'incrocio dove Liti non può nulla. Gol importantissimo per la Stella. E siamo intorno al quinto minuto di gioco in corsa della ripresa. Tutto tempo, sicuramente ci sarà da divertirsi. Ma devo dire, occhio a Carrino che calcia, c'è la parata di Penco. Qui, vedi, il guardiano di ha indicato il fallo. Però l'arbitro Socchi ha dato giustamente il vantaggio. Carrino ha calciato, ha trovato la risposta del portiere. Capogna verso Proietti. Andrea Proietti cerca la soluzione di cross, la mette in mezzo per Carrino, colpetto. Carrino calcia, Ardelan. Ancora Sergio Ardelan. Una partita perfetta di Ardelan in copertura, oltre alla gioia del gol, una grandissima partita del numero 15. Sono messi con un più canonico 3-3-1 i Gunners. Vediamo che Casotti sta uomo su Ekvu, più l'eluda la grande. Occhio al pallone verso Larini, lì tira para. Poi sono arrivato, non ce la fa Ricci. Che giocata di Larini. È entrato bene Larini. Grande talento lui. Aggio sta veramente in una posizione di favore. Occhio a Ekvu che vince contro il suo calcio. Ekvu, la parata di Liti col pugno. Beh, ma sai, Larini ha avuto un impatto sulla partita devastante, secondo me. Sì, perché ha iniziato questo match dalla panchina, è rientrato, è entrato in campo e l'ha veramente cambiato, facendo anche un Eurogol, direi. Gentili, cerca Ivan Gentili. Sterzata, conclusione col destro, deviata in calcio d'angolo. Bella giocata di Ivan Gentili, che con la fitta manda il bar all'avversario. Buona conclusione che viene deviata. Calcio d'angolo per i Gunners, vediamo se... Forse è l'ultima occasione per provare a riaprire questa finale. Ristanti mette in mezzo... Recupera Ekvu, Ekvu contro tutti. Kevin Ekvu prova a calciare, pallone che termina alto.
Prova la grandissima giocata Ekbuda, il cerchio di centrocampo. Fa laterale, vediamo se c'è ancora tempo per i Gunners di mettere al centro questo pallone. C'è la testa di Ceccobelli che interviene, poi Ekbu che deve tenere lì. Ekbu, il palleggio, lo recupera Gardini con un orgoglio infinito, la tocca corta per Casotti che la spazza, ma la regala. No, c'è stata la deviazione, quindi non la regala, la prende ancora la formazione di Gunners, manca un minuto al termine praticamente e ci sono due gol da recuperare. Ekbu cerca di tenere palla, subisce fallo Kevin Ekbu ed è un fallo che profuma di coppa, profuma di vittoria. Fondamentale, questo è l'emblema della partita di Kevin Ekbu che ha fatto tanto lavoro sporco. Riesce pure, sì, gran partita da di eroe, Kevin Ekbu. Secondo me migliore in campo, grandissima partita di Leo e sacrificio. In più, mette la ciliegina sulla torta facendo il gol dell'apertura del match. Grandissima partita del numero 9 della Stella. Pallone messo in mezzo per la sporcata di Gentili che ha rischiato il gol. Poteva ormai fare un altro gol. Ormai c'è la rassegnazione nel volto dei giocatori dei Gunners, perché la sensazione è che questo obiettivo per la squadra arrivata sesta settima in classifica stia sfumando. A Gentili prova il lancio lungo, il lancio alla disperazione, c'è la testa di Ricci che allontana e tiene il pallone lungo. Casotti si impegna, palleggia ma sbaglia, c'è il colpo di Fabiano Pellegrini, ma finisce qui! La Stella vince la Middle League, si aggiudica la Coppa, e lei la squadra campione della metà del campionato. Incredibile successo della Stella dopo una stagione dove si è dimostrata la squadra più costante, più compatta. La Stella perviene al successo e si prende la Coppa anche col merito di Kevin Ekbu, grande uomo squadra, rappresentativo, la festa dei giocatori Major Blue, l'abbraccio poi di sportività perché c'è stato un avversario serio e corretto come i Gunners. È stata una bella festa di sport, è stata una bella partita, tutta quanta da vivere insieme e ora ci saranno le premiazioni. Il leader carismatico. Attenzione, Alessandro, se la foto gli ha fatto questa maglietta nazionale con Mazzo, però questa maglietta delle nazioni del tri-basket al Sergio. No, scusate, il bastone. Non fare solo adesso, non fare, fallo rivestire. Bacia, la bacia. Ma ragazzi, il man of the match è stato finalmente Kevin Ekbu, gliel'ha fatta segnare. Grazie. Ha contribuito. Sergio, che cost to cost è stato questo? Il cost to cost di Sergio sul gol del 2-0. Un'emozione unica. Dove sta capitano? Che festa sarà adesso? Mondiale. Bene. Ma si dice, ce l'ha fatta Ekbu a segnare un gol intanto, ma Massinelli però non ce l'ha fatta e non è stranamente questa maglietta corrisponde da quando hai detto che ci sta l'esultanza per me. Cioè è strana nefasta proprio. Preparati però perché è arrivata. No ragazzi, che partita è stata oggi, capitano? Bello, ci siamo stati in campo finalmente. Senti, adesso avventura del calcio a 5, quindi sapete soprattutto come la procedete, ma soprattutto hanno messo la Supercoppa, vi informo. La Supercoppa. Il prossimo anno ci prepariamo meglio. Pronti per la Supercoppa. Iniziamo a correre, a fare le cazzate. Aspetta da bere. Come se si incontra pochi giorni dopo. La vittoria di gruppo. Smetto di farsi i capelli verdi. Se chiudo in barra da Monte Castelli a Terni, gioco al campionato. Vai, tira su sta cosa. Vai. Bruno!